stigma sociale, brutta bestia. Può accaderti addosso per caso, perché combini qualcosa sul web e il web se la prende con te, oppure perché rientri tra i soggetti di un documentario che dà scandalo, dove magari ti dipingono pure come un mostro. E quindi, ben trovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 documentari che hanno distrutto la vita di qualcuno. In pratica facciamo più o meno quello che abbiamo fatto in questa lista sui meme, che vi lascio in alto a destra, ma con i documentari. Non è importante che siano serie TV o film singoli, l'unica prerogativa è che qualcuno ne sia uscito a pezzi, non letteralmente, per fortuna. Per i più timorosi di risvolti e reveal, allarme spoiler, e ora partiamo da una rivelazione di qualche anno fa, ovvero la numero 10, Tiger King, che è stata, suo malgrado, la docuserie evento dell'anno della pandemia. Ci ha raccontato un quadro incredibile, una delle storie di, diciamo così, crime e costume più pop che si siano mai sentite, ma come praticamente tutti i fenomeni di questo tipo, ha travolto i protagonisti e li ha sballottati un bel po' in giro. Joe Exotic, l'adorabile redneck fattone nonché sedicente gestore del suo zoo, era già in prigione quando la serie è andata in onda, ma il clamore mediatico che lui pensava potesse aiutare a sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi riuscire a riabilitarlo, lo ha invece lasciato ancora più solo in prigione. Opinabile anche le conseguenze per la sua rivale, Carol Baskin, non tanto per la rivalità in sé con Exotic, quanto per la overesposizione della teoria, secondo me del tutto credibile, ma vabbè, che lei sia la responsabile della morte e scomparsa del suo ex marito, Don Lewis, il proprietario originale della Big Cat Rescue della Baskin, dal quale ha praticamente ereditato tutto, estromettendo persino le figlie del precedente matrimonio di Lewis. A prescindere che le voci siano vere o meno, la Baskin ha ricevuto una valanga di shitstorm online, che davvero si vede di rado, e ha detto di essersi sentita tradita dall'immagine un po' truffaldina con cui è uscita fuori dopo la messa in onda. Joe Exotic resta in carcere, mentre il mistero della morte di Don Lewis rimane. The vast majority of the calls and social posts and emails that I was getting were so hateful. I couldn't leave my phone on because I couldn't sleep. It was just constantly ringing. Alla numero 9, The Case of JonBenet Ramsey, ovvero il relativamente recente documentario, l'ennesimo di una lunga sfilza, sull'ormai infausta morte della piccola reginetta di bellezza, JonBenet Ramsey, avvenuta il giorno di Natale del 1996 e rimasta ufficialmente senza un colpevole. Ecco, dal circo mediatico che si avviluppò attorno alla famiglia, fatto di ipotesi, teorie e fantateorie, alla fine i Ramsey ne uscirono puliti, grazie soprattutto alle definitive analisi del DNA del 2008. Eppure, la miniserie in questione, nel 2016, ha riportato nuovamente in auge una delle teorie più accreditate. A ucciderla fu il fratellino Burke, geloso e psicopatico. Ora, uno può teorizzare quello che vuole, ma se una sentenza passata di fronte al giudice ti definisce innocente, non è che qualcuno ti può dare dell'assassino senza prove. Burke dunque denunciò per diffamazione la CBS e alcune delle persone partecipi dello show, e dopo il raggiungimento di un accordo tra le parti, tutto tornò a sopirsi. Comunque, Burke fu inquisito dall'opinione pubblica fin dai primissimi minuti dopo la morte di JonBenet, e non essendoci una soluzione ufficiale, chiunque può speculare, ma che sia colpevole o meno, Burke è comunque uscito da questa storia come il mostro, e probabilmente non se lo meritava. I think early on we discussed the lack of the family actually getting involved with the investigation to begin with. And that is so atypical of what I see in a case where someone close to you has passed away. You'll do whatever you can to get the case resolved. Alla numero 8, The King of Kong e Fistful of Quarters, documentario di Seth Gordon che ha rovinato la vita di Billy Mitchell, uno dei protagonisti di questa epica faida valida per il titolo di più forte al mondo su Donkey Kong, ovviamente nell'epoca d'oro del titolo Nintendo. Vi basti sapere che dal team investigativo messo in campo dal progetto sono uscite accuse di cheating al signor Mitchell, già campione con un perfect score su Pac-Man, che avrebbe ottenuto quei record tramite trucchi vari, tra cui l'utilizzo di un qualche software con cui modificare i cabinati arcade e risultare quindi più performante. Dopo l'inchiesta, i record di Mitchell furono rimossi da qualsiasi database e la community online passò dal vederlo come un idolo a un fake devastante ostracizzandolo. L'uomo ha anche dichiarato che il suo medico si sarebbe rifiutato di trattare la sua depressione per gli stessi
diversi motivi. Sebbene alla fine alcuni di questi record siano stati confermati e certificati come regolari e dunque Mitchell è stato vagamente riconsiderato, l'uomo che oggi fa il ristoratore difficilmente può fregiarsi ancora del titolo di King of Kong. I'm just some no-name guy from Washington. Billy is trying to live up to this image of being the greatest ever, and so he's afraid that if he loses, that's gonna tarnish him. Alla numero 7, Making a Murdered, che ha distrutto l'esistenza del procuratore distrettuale di Calumet County in Wisconsin, Ken Kratz, dopo che questi aveva pronunciato le accuse di omicidio e stupro contro Steven Avery e Brendan Dassey nel 2007. Peccato che entrambi avessero un alibi per quei crimini e quindi Avery si fece 18 anni da innocente in carcere, prima di venire rilasciato con il ritrovamento di una nuova prova inequivocabile. Quella che poteva essere solo l'ennesima storia di mala giustizia mondiale, con la serie Netflix divenne di dominio pubblico e quando un'accusa di molestie travolse Kratz nel 2010 fu licenziato. Però l'ex procuratore, oltre a venir spogliato del tesserino, fu anche travolto da una shitstorm incredibile con minacce di morte che, ok, lui era stato un bastardo, ma la sovraesposizione mediatica rese la sua vita pari a un vero inferno. Negli ultimi anni non si è mai tirato fuori da richieste di interviste, è sempre stato disponibile al confronto e credo abbia pubblicato un librone sul perché la serie Netflix sarebbe davvero mendace. This wasn't a documentary at all. This was a defense piece. It was generated by and for Steven Avery by his defense team. Alla numero 6, Going Clear, il documentario sulla chiesa di Scientology che consiglio a tutti di vedere e che è stato acclamato da critica e pubblico anche da una certa fetta di scientologisti che però in quanto adepti di un vero culto hanno espresso opinioni divergenti e spesso contrastanti. Il problema è che la chiesa di David Miscavige ha una sua policy per trattare chi contesta l'organizzazione e quindi il regista si è detto davvero costernato per il calvario che hanno passato i membri del team creativo, tra autori, sceneggiatori e quant'altro. D'altronde, uno dei motti del fondatore Ron Hubbard era «Noi non ci difendiamo, attacchiamo sempre». Il peggio, ovviamente, lo hanno subito gli ex adepti che si sono fatti intervistare esponendo le controversie dietro all'organizzazione. Il regista Paul Haggis, il giornalista Tony Ortega e altri hanno dichiarato di essere sorvegliati. Un investigatore privato rivelò anche di essere stato assunto dalla chiesa per hackerare e controllare parecchi account di posta elettronica, il che, cari amici di Scientology, conferma pieno tutto quello che il documentario sostiene. Alla numero 5, The Show About The Show. Kaveh Zahedi è un regista iraniano naturalizzato statunitense famoso per i suoi documentari sul senso della realtà. Ha analizzato tematiche e problematiche chiave della società moderna e alla fine ha deciso di realizzare questa super meta docuserie sulla realizzazione di tutti gli altri. Distribuita online e sul canale via cavo Brick TV, la produzione si è rivelata un incubo e come prima cosa ha travolto male la già burrascosa vita coniugale del regista, oltre che la relazione successiva alla fine del matrimonio. Infatti, il problema, sempre secondo lo stesso Zahedi, è che il processo creativo e realizzato di The Show About The Show gli si sia ritorto contro, divenendo in pratica un reality show su di lui, cosa che però non aveva alcuna intenzione di realizzare, e questo avrebbe causato, come avete visto, non pochi disastri. Zahedi resta comunque fiero di quello che ha realizzato, e meno male perché gli ha distrutto la vita, almeno pare ne sia valsa la pena. Alla numero 4, Overnight, un documentario dedicato a un regista cult, e cioè Troy Duffy, che forse ricorderete per essere l'autore e il regista della saga, cult pure quella, di The Boondock Saints. Con questo doc i fan possono vedersi un bel po' di backstage dei film e qualche siparietto personale con il Baker musicista. Il problema però è che Duffy, dal talento innegabile, oltre a dimostrarsi un po' una testolina di zoca per certi versi, nel documentario esprime un paio di pareri di troppo, in particolare alcune opinioni sul senso di vecchio e sul troppo potere della Miramax, l'etichetta di un certo Harvey Weinstein, che infatti, non proprio soddisfatto dalle parole di Duffy, fece di tutto per blacklistarlo, come era già successo con altri attori, di cui avevamo parlato anche qui in quest'altra lista in alto a destra. Per farvi capire, dei 50 milioni incassati da Boondock Saints, lui non ricevette neanche un dollaro a causa del contratto firmato e per il quale poi decise di sfogare un po'. Considerando che Duffy ha realizzato solo un altro film dopo Boondock Saints, cioè Boondock Saints 2, il documentario gli è servito a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma a che prezzo? You have changed.
big time. And I wouldn't say in the positive direction. Alla numero 3, The Staircase. Tradotto dall'originale francese Soupçon, The Staircase ha mostrato a 360 gradi l'infausto processo ai danni di Michael Peterson, romanziere americano accusato dell'omicidio della moglie Caitlin. È un caso famoso, secondo me ve lo ricordate, o forse lo trovate qui a destra sul secondo canale. Quando però la serie uscì, ci fu qualcuno che non la prese proprio benissimo, ovvero la famiglia Peterson, che erano sì parenti di un probabile assassino, ma per la legge sono persone innocenti fino a prova contraria, per la legge, ma non per l'opinione pubblica, che fece scattare l'ennesima shitstorm contro i familiari di Peterson. La verità sulla morte di Caitlin resta un mezzo mistero. Peterson fu giudicato colpevole, ma aveva già scontato e quindi è un uomo libero. Qualcuno ha sostenuto che la donna fosse stata colpita da un gufo che l'avrebbe fatta cadere sbattendo la testa violentemente e per quello sarebbe morta. Ora capite perché dicevo che è un mezzo mistero e l'opinione pubblica ci è andata a nozze. La questione fu poi a sua volta trattata, ma dall'altra parte della barricata, nel documentario del 2022 Subject. Alla numero 2, The Square. Come sempre in questi casi, i documentari politici e contemporanei su dittatori e similia non mettono mai in ottima luce gli autori, almeno non nei radar dei dittatori di cui si occupano. The Square, del regista egiziano Jehan Nujaim, mostra dall'interno lo stato dell'Egitto nel periodo confuso tra la morte di Hosni Mubarak nel 2011 e i successivi anni di scontro politico. Uno dei cameraman, Ahmed Hassan, divenne uno dei simboli delle proteste, figura chiave della resistenza contro il regime, ma purtroppo per lui Hassan non ha potuto vedere il paese riemergere dalla crisi nel 2014 perché era già fuggito all'estero in esilio temendo le violente repressioni del governo. Ovviamente il finire al centro del documentario diffuse la sua nomea, ma lo fece conoscere anche a persone che non gli volevano proprio un gran bene. L'esilio è stato solo il primo passo, perché anche la sua famiglia ha dovuto tagliare i contatti volendo scongiurare il carcere o chissà che altro. The Square ha anche vinto un Emmy, ma quando si verificano storie del genere, perdiamo sempre tutti. Beh, prima che vinciate pure voi un Academy Awards, ma lo vinciate per il documentario in cui mostrate per due ore i piedi puzzoni di vostra nonna, scatenando la sua ira e non facendovi più dare la paghetta sotto banco, cliccate le campanelle degli avvisi di questo e pure del nostro secondo canale. E ora numero 1, The Jinx, la vita e le morti di Robert Durst. E c'è ancora lui, l'uomo d'affari di cui avevamo già parlato, ma solo perché la storia è davvero sempre più incredibile ogni volta che ci penso. Dunque, rivediamo un po' l'ordine cronologico degli eventi. L'immobiliarista americano nel 1982 fu indagato per la morte di sua moglie Kathleen McCormack, ma venne assolto per insufficienza di prove. Nel 2003 finì a processo per un altro omicidio ed era sospettato anche di un terzo omicidio, ma venne prosciolto anche da quelle accuse e andò avanti rifiutandosi di dichiarare alcunché alla stampa per un bel pezzo. Poi però uscì All Good Things con Ryan Gosling nel suo ruolo, diretto da Andrew Jarecki. Gli piacque e allora decise di concedere la sua storia allo stesso regista, che insieme a HBO realizza The Jinx, docuserie sulla sua vita. Il problema è che l'ultimo giorno di riprese, come stanco di tutte quelle continue domande, non solo si presentò ubriaco e probabilmente strafatto di meth. Ancora microfonato, ma credendo di non esserlo, andò in bagno e disse queste medesime parole. Kill them all. Of course. Che fosse un pensiero tra sé e sé o una confessione sotterranea, Durst venne subito accusato di omicidio, venendo condannato nel 2021 all'ergastolo senza possibilità di rilascio sulla parola, che comunque gli sarebbe servita ben poco, perché Durst è morto pochi mesi dopo in carcere, prima ancora che potesse cominciare il nuovo processo. Cosa ne pensate di questa lista? Conoscevate tutti questi documentari e tutta la shitstorm che hanno causato, nel bene e nel male?